Di nuovo buonasera a tutti, alla nostra terza e ultima serata sui commessi sposi. È ancora un grandissimo piacere a nome della banca di Faisen di Mendrisio Valle di Muggio porre a tutti voi il più caloroso e gradito benvenuto. Velocissimamente prendo la parola per alcune informazioni di servizio. La prima è questa che avete trovato sulle sedie, un piccolo opuscolo con la vostra opinione, ci interessa e ci interessa veramente perché da qui trarremo spunto per cercare di proporre qualcosa secondo i vostri gusti anche per l'anno prossimo. Non ne abbiamo ancora parlato in direzione, ma proprio in questi giorni cominceremo a pensare agli obiettivi di marketing dell'anno prossimo e credo proprio che, visti i numeri e il successo avuto quest'anno, in tre serate più o meno abbiamo avuto le stesse persone, la stessa affluenza dell'anno scorso in cinque, credo che è un evento sicuramente gradito e da riproporre. Comunque la vostra opinione ci interessa veramente, suggerimenti sono sicuramente ben accetti. Una seconda informazione riguarda la possibilità, non solo per i fortunati, e questa sera ne avremo ancora due, che potranno andare nelle terre dei promessi sposi, per dirvi che a tutt'oggi circa siamo già, comprese anche le persone che hanno vinto, o ripeto questa sera vinceranno il buono, siamo già circa un pullman intero perché siamo 50 persone. Poi, fine di serata, prima del rinfresco, altra informazione che vi do volentieri, questa sera non scappate di corsa perché avremo la possibilità di offrirvi molto volentieri un rinfresco. Il collega Rigoni vi darà qualche dettaglio in più perché c'è la possibilità di potersi iscrivere ancora, di potersi preiscrivere ancora almeno sino a Natale. Niente, io ringrazio nuovamente gli interlocutori, in primis la professoressa Scanziani per la qualità e diciamo delle serate proposte, dei lettori. E do volentieri, prima di salutarvi calorosamente e ringraziarvi per la vostra presenza e aspettarvi l'anno prossimo ancora così numerosi, passo la parola brevemente al signor Paolo Mettel, che è il presidente dell'associazione Mario Luzzi, con la quale abbiamo intavolato una collaborazione non solo per questi eventi ma anche per altri in ambito culturale con Mario Faisen, che dirà alcune parole appunto sull'associazione e poi spiegherà, darà delle informazioni sul testo che una dozzina di voi ha avuto la fortuna di vincere, la storia della corona infame di Manzoni. Io vi ringrazio e vi auguro nuovamente una buona serata e spero di trovarvi poi al rinfresco finale. Grazie. Buonasera a tutti e ben trovati. Innanzitutto desidero ringraziare la professoressa Scanziani e il direttore di Raiffeisen Mendrisio Valle di Muggio, Fabio Caminada, per aver voluto coinvolgere la nostra associazione, Associazione Mendrisio Mario Luzzi Poesia del Mondo, vicino a questo evento culturale. Già Raiffeisen sostiene alcuni nostri eventi. Stasera ne approfittiamo col permesso del direttore Raiffeisen non solo di dirvi due parole semplicissime che si riassumono in alcuni gesti concreti della nostra associazione, ma per dirvi che all'uscita, durante il rinfresco, chi vuole potrà ritirare un modulo, che questo qui semplicissimo, per capire come si può diventare con poca spesa soci della nostra associazione. Pensiamo non tanto per incoraggiamento quanto per sottolineare la gradevolezza degli incontri che si possono avere, abbiamo pensato di omaggiare a tutti coloro che poi aderiranno a questa nostra prima presentazione a voi dell'associazione, di omaggiare questo libro, sulla parola di Dio, Mario Luzzi,
sono le più belle pagine sulle introduzioni che Mario Luzzi ha scritto sui Vangeli, sull'Apocalisse, sul libro di Giobbe, sulle lettere di San Paolo, e soprattutto troverete il testo famosissimo della Via Crucis al Colosseo, scritto da Mario Luzzi su richiesta di Papa Giovanni Paolo II. Vi ringrazio per tutto quello che farete e anche per tutto quello che non farete. In sintesi, la nostra associazione si è mossa con rapidità, siamo neocostituiti, 2 anni, abbiamo fatto 2 anni di bilancio, però vi do solo 2 numeri che secondo me sono significativi. L'associazione ha ricevuto in donazione più di 100.000 volumi, una buona parte molto preziosi, e l'associazione li ha messi in comodato gratuito del municipio di Mendrisio per probabilmente dare vita a qualcosa di importante al centro culturale. Quest'anno l'associazione ha aperto una sezione musicale in onore e in memoria di Arturo Benedetti Michelangeli, che tra l'altro è stato un ottimo e importante cliente di Raiffeisen, come tu ben sai, Raiffeisen Mendrisio, e a Mendrisio l'associazione ha messo a disposizione di musica del Mendrisiotto, con un accordo sempre con il municipio, un pianoforte a coda che ha il pregio sicuramente di essere stato suonato dal maestro Arturo Benedetti Michelangeli. Un altro pianoforte a coda la nostra associazione l'ha messo a disposizione dell'Accademia di Architettura. Termino questa primissima parte con questo mio desiderio. Vorrei ringraziare, ma sottolineare piuttosto, visto che tutti siamo stati studenti, la professoressa Scanziani, alla quale evidentemente non manca scienza, conoscenza, cultura, preparazione, approfondimenti, eccetera. E anzi, siamo contenti che abbia parlato ex cattedra, come si dice, cioè dalla cattedra della scienza, però io quello che ho potuto notare non è salita sulla cattedra, ovvero a me è sembrato tanto che queste serate fossero serate con la professoressa Scanziani a casa, di fronte al caminetto, con il suo magico PowerPoint differente dalle vecchie diapositive, e suadente, con un feeling non professorale, scientifico e non professorale, e di questo io gli do tributo e sento di dirlo proprio con il cuore, quindi la ringrazio di fronte a voi, quindi vorrei un applauso. La presentazione della storia della colonna infame sarà una cosa brevissima, sintetica, e la suddivido in 3 parti, una piccola premessa, alcuni spunti critici di letterati che hanno scritto sulla storia della colonna infame, e alcune parole del Manzoni. La premessa: io nel 1999 decisi di stampare la colonna infame. Lo decisi perché fui sollecitato dall'allora purtroppo scomparso presidente professor Giancarlo Vigorelli, noto pubblicista, direttore, ex direttore del Corriere della Sera, grandi opere, basti pensare che è stato quello che ha portato tradotto in Italia Teilhard de Chardin, tanto per dirne una, però era il presidente del centro studi Manzoniani. Ora il centro studi è in via Morone al numero 1. Ora in via Morone al numero 1 c'è la casa del Manzoni, che Manzoni ha abitato dal 1814 fino alla morte. Beh, allora io mi sono ritrovato catapultato una sera di dicembre, forse di fronte all'interrogazione più difficile su Manzoni, perché sono andato io in casa di Manzoni a presentare la storia della colonna infame di Manzoni,
Quindi io che mi ero da studente, avevo combattuto con l'addio ai monti di Lucia o con il tumulto al forno delle grucce del giorno di San Martino nel 1628, mi sono ritrovato di fronte. Quindi con tanta emozione e con un po' di commozione, diciamo. Per dirvi che questo libro nasce effettivamente nel 1840, anche se esisteva, anche se sappiamo che c'era. 1840 perché nell'edizione del 1840 di Guglielmini e Redaelli, eccolo qua, il Manzoni obbliga a stampare i Promessi Sposi, e qui c'è scritto Promessi Sposi, storia milanese del secolo della scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, edizione riveduta dall'autore, trattino sotto, storia della colonna infame, inedita, Guglielmini e Redaelli del 40. E quindi nasce proprio nel 1840 ufficialmente per tutti, perché questa qui è la pubblicazione. Ora faccio, mi permetterà che entro solo con una minima parentesi del campo della professoressa, che non dovrei farlo, ma comunque lo faccio solo perché questa qui è la quarantana, quella riveduta, e Paninarno, Lavati, Sciacquati, eccetera, eccetera. Questa qui invece è l'edizione del 1825 del Vincenzo Ferrario di Milano, che aveva ancora i panni sporchi, questa qui è quella del 1825. E allora sono andato a vedere un panno sporco, mi è piaciuto vedere solo un panno, solo uno bianco, quindi lasciamo perdere. Che è questo? L'addio ai monti. E qui inizia addio montagne, Cribbio, ma è proprio differente, perché addio montagne sono le montagne, le vedi, eccetera. Addio monti è trasognato, è una cosa che si intravede. Chiuso parentesi, non entro più nel canto. Dicevo, Manzoni ha voluto questo, la colonna infame, subito dopo i Promessi Sposi. È come fosse un sigillo che dà Manzoni, tant'è vero, ecco che vi riporto alcuni brani dei critici, Bacchelli precisò che la parola fine fu segnata dal Manzoni non in fondo al romanzo, ma dopo l'ultima riga della colonna infame. Anche Vittorini aggiunge, la colonna infame non è che un appendice del grande romanzo, ma è l'azzardato compendio di quell'altro romanzo che il Manzoni si vietava di scrivere, sino a preferire il silenzio, cioè il romanzo della passione e della cecità, del vortice e dell'arbitrio. Mentre si legge la colonna infame, dice Vittorini, ci si rende conto che circola una pietà sui personaggi che è dell'autore questa volta, e non è la pietas divina. Beh, la colonna infame narra il famoso processo a Gian Giacomo Mora, Barbiere e Guglielmo Piazza, malcapitati, accusati da una donnetta che immaginava che li mettessero unguenti strani e quindi fossero dei presunti untori. Lo scatenamento della superstizione popolare, la bieca cecità dei giudici. E tira fuori evidentemente il dolore di questa vicenda giudiziaria da che cosa? Dalla peste, uno dei grandi affreschi del grande romanzo. E lo stesso Manzoni cosa scrive? Scrive che fatti atroci dell'uomo contro l'uomo, del sogno perverso e affannoso a cui si abbandona la natura umana. È un richiamo severo, peraltro possiamo dire tranquillamente per nulla superato anche i nostri giorni,
perché sappiamo benissimo, senza andare troppo lontano, che cosa succede quando si prendono abbagli demagogici. La colonna fame comunque è un romanzo dello smarrimento dell'uomo e sembra che Dio si sia nascosto, o piuttosto che sia stato trafugato, che non ci sia più. Infatti questo secondo romanzo, breve, brusco ed intenso, è un po' la ricerca e la richiesta di una pur credibile giustizia, di una fine conseguibile verità, una verità anche soltanto umana, ove almeno la decenza e la onestà dell'uomo sia a sufficienza probabile e provata. È significativo, termino la parte degli interventi, è significativo anche l'intervento di Moravia a proposito della colonna infame. Egli scrive infatti che il Manzoni non era uno storico, bensì un poeta e un narratore, ma i lettori di oggi gli sono grati di aver fatto la sua storia, cioè di aver data alla sua passione etica anche un'altra faccia, oltre quella che già conoscevamo nei Promessi Sposi. È chiaro che io potrei, continuando a annoiarvi, a raccontarvi di chissà quanti scrittori, letterati hanno dato giudizi sulla colonna infame, preferisco invece rubarvi ancora alcuni minuti per dare la voce a Manzoni. L'introduzione a colonna infame è veramente illuminante, cioè Manzoni in questa introduzione spiega esattamente tutto e ci dice tutto, e ci dice i suoi concetti, il suo malumore, il suo mal di pancia di fronte a tutto quello che è avvenuto. Ai giudici che in Milano nel 1630 condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d'aver provocato la peste, con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver fatto una cosa talmente degna di memoria che nella sentenza medesima, dopo aver decretato in aggiunta dei supplizi la demolizione della casa d'uno di quelli sventurati, decretarono di più che in quello spazio si innalzasse una colonna la quale dovesse chiamarsi infame, con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell'attentato e della pena. E in ciò non si ingannarono, quel giudizio fu veramente memorabile. In questa chiusa già si dimostra quello che è lui. La tortura in vigore non era effetto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli accusati, né che tutti quelli a cui si faceva soffrire fossero sentenziati colpevoli. Verità che può parere sciocca per troppa evidenza, ma non di rado le verità troppo evidenti e che dovrebbero essere sottintese sono invece dimenticate e che dovrebbero dimenticare questa, e dal non dimenticare questa dipende il giudicare rettamente quell'atroce giudizio. Noi abbiamo cercato di metterla in luce, di far vedere che quei giudici condannarono degli innocenti, che essi, con la più ferma persuasione dell'efficacia delle unzioni e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscersi innocenti. Ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio e come legata in un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di cui non può nemmeno accorgersi. E questo qui è forte. E cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie che sono due deliri, negar la provvidenza o accusarla. E termino. È un sollievo il pensare che se non seppero, parla dei giudici, che se non seppero quello che facevano fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume
e perde a suo piacere, e non è una scusa ma una colpa, e che di tali fatti si può bensì essere forzatamente vittime, ma non autori. Termino dandovi un piccolo, così, una piccola cosa che farà piacere sapere, giornalistica, cioè diciamo un reality, insomma, nel tempo dei reality, diciamo un reality. Allora, la colonna viene abbattuta nel 1778, anche perché dopo un po' di tempo la magistratura si era resa conto che andava più a disdoro della magistratura che a ricordo di un fatto grandioso. Questa, la lapide, quindi la colonna viene abbattuta, ma la lapide la trovate nel castello Sforzesco, nella corte ducale, portico degli elefanti, e in latino. Io vi leggo la traduzione italiana che ho trovato, che mi sembra sia abbastanza esplicita. Fa così. Qui, ove s'apre questo largo, sorgeva un tempo la bottega del barbiere Gian Giacomo Mora, che, ordita con il commissario della pubblica sanità Guglielmo Piazza e con altri una cospirazione, mentre un'atroce pestilenza infuriava, cospargendo diversi lochi di letali unguenti, molti condusse ad un'orrenda morte. Giudicati entrambi traditori della patria, il Senato decretò che dall'alto di un carro prima fossero morsi con tenaglie roventi, mutilati della mano destra, spezzate l'ossa degli arti, intrecciati alla ruota, dopo 6 ore sgozzati, bruciati, e poi, perché dico tanto scellerati uomini nulla avanzasse, confiscati i beni, le ceneri disperse nel canale, parimenti diede ordine che ad imperituro ricordo la fabbrica ove il misfatto fu tramato fosse rasa al suolo, né mai più ricostruita, sulle macerie eretta una colonna da chiamare infame. Lungi adunque da qui, alla larga, provi cittadini, che un esecrando suolo non abbia a contaminarvi. Addì, 1 agosto 1630, senatore Marcantonio Monti, prefetto della pubblica sanità, Giovan Battista Visconti, capitano di giustizia. Grazie e buon proseguimento. Sia dei volumi di cui ha voluto farci omaggio, grazie soprattutto di questa introduzione dovuta alla colonna infame, e grazie anche alla sua grande attività di mecenate e di promotore di cultura. Adesso diamo il via alla nostra serata, che è abbastanza impegnativa, ma speriamo anche mossa per farvi superare la pennichella della sera. I personaggi minori. Ecco di chi parleremo stasera. Parlare dei personaggi minori è un po' un'impresa, perché sono tantissimi, come vedrete anche dagli accenni durante la conferenza. Ma abbiamo dovuto fare alcune scelte, e queste scelte si sono concentrate su Perpetua, la serva padrona di Don Abbondio, Agnese, la mamma di Lucia, Donna Prassede, la folla, perché anch'essa è un personaggio minore, e poi concludiamo con una figura indimenticabile che già qualcuno mi ha chiesto, ma parleremo di questa figura, sarà la nostra conclusione, la madre di Cecilia. Partiamo da Perpetua. Voi sapete che dalla Perpetua del Manzoni tutte le governanti dei sacerdoti si chiamano Perpetua. Già questo vi dice, ve la dice lunga. Perpetua ha una sua caratteristica peculiare di serva padrona. È la governante di Don Abbondio, in un certo senso è anche la sua protettrice. Quanto più egli rivela la sua nullità,
tanto più pronta, sicura, decisa e perpetua. Però non è solo dal punto di vista umano perpetua la sostenitrice, il sostegno del suo padrone, ma lo è anche artisticamente. Perché? Perché tutte le tonalità, le sfumature della figura di Don Abbondio sono sempre sottolineate dall'antitesi sicura di questo personaggio. Vi faccio un esempio: lui discute, lei agisce, lui non sa a che santo rivolgersi e lei viene fuori con i suoi pareri, lui è disposto sempre alla soggezione, dirà, come vedrete, una frase più espressiva, perpetua, e lei invece, col buon senso di Popolana, è ribelle, energica, sbrigativa. Però con tutto questo, con tutta questa personalità al pette, diremo noi, non appare nel romanzo come un personaggio che ha un suo spazio autonomo, cioè vive sempre in funzione del personaggio di Don Abbondio. Lo troviamo subito, Perpetua la incontriamo immediatamente come Don Abbondio nel primo capitolo. Don Abbondio ha appena incontrato i bravi e torna a casa, dice Manzoni, con le gambe tutte aggranchiate. Guardate che bella questa parola, come ce lo fa vedere, paralizzato dalla paura. E subito chiama Perpetua. Manzoni ce la presenta in questa maniera. Era Perpetua, come un musen avvede, la serva di Don Abbondio, serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare, secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone e fargli a tempo tollerare le proprie, che divenivano di giorno in giorno più frequenti da che aveva passata l'età sinodale dei 40, rimanendo celibe per aver rifiutato tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevano le sue amiche. Vedete che la prima cosa che Don Abbondio fa, chiusa la porta, la chiama a gran voce. Vengo, vengo! Oh, misericordia! Cos'hai, signor padrone? Niente, niente. Ma come niente? La vuol dare a intendere a me, così brutto com'è? Qualche gran caso è avvenuto. Oh, per l'amor del cielo, quando dico niente, o è niente o è cosa che non posso dire. Ma che non può dire neppure a me? Che si prenderà cura della sua salute e che le darà un parere. Oh, beh, tacete, non apparecchiate altro. Datemi un bicchiere del mio vino. Ah, e lei mi vorrà sostenere che non ha niente? Date qui, date qui. Vuol dunque che sia costretta a domandare qua e là cosa sia accaduto al mio padrone? Per l'amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi. Ne va la vita. La vita? La vita. Ma lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualche cosa, sinceramente, in confidenza, io non ho mai... Brava, come quando... Perpetua s'avvide di aver toccato un tasto falso, onde, cambiando subito il tono... Signor padrone, io le sono sempre stata affezionata e se ora voglio sapere è per premura, però che vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l'animo. Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo. Onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti oime, le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento. E Don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola con un gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica, e dicendo... Per amor del cielo! Oh, delle sue! Oh, che birbone! Oh, che soverchiatore! Che uomo senza timor di Dio! Volete tacere o volete rovinarmi del tutto? Oh, siamo qui soli che nessuno ci sente! Ma come farà, povero signor padrone? Oh, vedete, vedete che bei pareri mi sa dare costei! Viene a domandarmi come farò, quasi fosse lei dell'impiccio, toccasse a me di levarmela. Ma io l'avrei bene il mio povero parere da darle, ma poi... Ma poi, sentiamo. Il mio parere sarebbe che, siccome tutti...
Ti dicono che il nostro arcivescovo è un sant'uomo, è un uomo di polso e che non ha paura di nessuno. E quando può far stare a dovere uno di quei prepotenti per sostenere un curato cigongola, io direi e dico che lei scrivesse una bella lettera per informarlo come, qualmente... Volete tacere, volete tacere. Sono pareri codesti da dare a un povero uomo. Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi, l'arcivescovo me la leverebbe? Le schioppettate non si danno via come confetti. E guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare, gli si porta rispetto. E appunto perché lei non vuol mai dir la sua ragione, siamo ridotti a segno che tutti vengono con licenza... Ma volete tacere? No, io taccio subito, ma è però certo che quando il mondo si accorge che uno, sempre, in ogni incontro, è pronto a calarle... Volete tacere? È tempo di dire codeste baggianate? Basta, ci penserà questa notte. Ma intanto non comincia a farsi male da sé, a rovinarsi la salute. Mangi un boccone. Ci penserò io, sicuro. Io ci penserò, io c'ho da pensare. Non voglio prendere niente, niente. Ho altra voglia. Lo so anch'io che tocca pensarci a me. Ma doveva accadere per l'appunto a me? Mandi almeno giù quest'altro gocciolo. Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco. Ci vuol altro. Una piccola bagatella, un galantuomo par mio. E domani come andrà? Per amor del cielo. E di spalle. Con la raccomandazione qui della serva che a Chierona di non dire nulla in giro, Don Abbondio esce di scena. Il giorno dopo, Perpetua incontrerà un personaggio importante, il nostro protagonista, Renzo. Naturalmente ha incontrato Don Abbondio ed è stato completamente scioccato dal fatto che questo matrimonio non poteva assolutamente essere fatto. Non è persuaso, Don Abbondio ha impastocchiato certe ragioni, addirittura ha parlato in latino per opprimerlo e non convinto vede di sotto Perpetua e tenta di farla parlare. Lei resiste, ma il tono delle sue risposte convincono Renzo che c'è sotto qualcosa, cioè non parla ma non sa resistere a dire una frase, ma la cosa è nascer povero, Renzo mio, che lo mettono in allarme. Renzo salirà di nuovo da Don Abbondio, lo costringerà a confessare la verità. Ritroviamo Perpetua nel capitolo 8, la famosa notte degli inganni, in cui Renzo e Lucia tentano, su consiglio di Agnese, come vedremo anche subito dopo, di sposarsi ugualmente alla presenza di due testimoni e del curato, semplicemente dicendo, pronunciando la formula del matrimonio. Agnese, la madre di Lucia, ha il compito di distrarre Perpetua per consentire a testimoni e sposi di salire senza dare nell'occhio e sorprendere Don Abbondio. Agnese, conoscendola bene, per distrarla la sollecita con dei dubbi sui suoi innamorati di cui abbiamo sentito parlare prima e Perpetua viene subito catturata. Nello stesso tempo venne avanti anche Agnese e salutò Perpetua per nome. Buonasera Agnese, di dove si viene a quest'ora? Vengo da... e se sapeste, mi sono fermata di più appunto in grazia vostra. Oh, perché? Entrate che vengo anch'io. Perché una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare, credereste? S'ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Suola Vecchia, né con Anselmo Lunghigna, perché non v'hanno voluta. Io sostenevo che siete stata voi che li avete rifiutati, l'uno e l'altro. Oh, sicuro! La bugiarda, la bugiardona! Chi è costei? Non me lo domandate, che non mi piace metter male. Oh, me lo direte, me l'avete a dire. Oh, la bugiarda! Basta, ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non sapere bene tutta la storia per confondere con lei. Oh,
guardate se si può inventare a questo modo. In quanto a Beppe tutti sanno e tutti hanno potuto vedere. Ehi, Tonio, accostate l'uscio e salite che vengo! Tonio di dentro rispose di sì e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata. Quando Don Abbondio si accorge di questo inganno, sorpreso da Renzo e Lucia, succede un finimondo, butta una tovaglia, abbiamo visto anche nella prima serata, sulla testa di Lucia per non farla parlare, riesce a sgattaiolare nella sua stanza, fa suonare le campane e Agnese cerca di trattenere e Perpetua ancora con pretestuosi motivi per non farla intervenire e dare il tempo agli sposi di poter fuggire. Però ad un certo punto tutti dovranno scappare e rifugiarsi da padre Cristoforo. Che questa Perpetua sia il sostegno del suo padrone si conferma ancora più avanti, quando nel capitolo 29 viene annunciato che i Lanzichenecchi, questi soldati di Ventura, scendono in Lombardia per combattere i francesi nella guerra di successione al Ducato di Mantova e bisogna scappare. Don Abbondio, come dicono i nostri ragazzi, va completamente in tilt. Perché? Cosa faccio? Cosa non faccio? Si affaccia alla finestra, vedi i carri delle persone che scappano dal paese, che si mettono in salvo, procuratemi un somaro. Finalmente viene Agnese e propone di rifugiarsi nel castello dell'innominato, ormai convertito, ormai diventato buono. Voi sapete quanto ci credeva Don Abbondio, la conversione dell'innominato, l'abbiamo visto quando va con lui a recuperare Lucia. Però a malincuore, in questo caso, accetta. Perpetua prende l'iniziativa di nascondere tutte le cose di valore che stanno in casa e il tesoretto di Don Abbondio sotto l'albero di fico, scava un buco e lo mette sotto l'albero di fico affinché i Lanzichenecchi non lo trovino. Naturalmente i Lanzichenecchi è la prima cosa che trovano. Dopo il passaggio Don Abbondio perde il suo tesoro e ne accusa Perpetua con parole molto severe. Di Perpetua non si parlerà poi più fino al capitolo 33 con l'annuncio un po' triste della sua morte, fatto da Don Abbondio in una maniera piuttosto indifferente. Il Manzoni liquida la cosa con una frase. Don Abbondio, cominciando da Perpetua, nominò una filastrocca di persone e da questo sappiamo che Perpetua purtroppo è morta a causa della peste. Questo è il nostro primo personaggio minore. Passiamo ad Agnese. Agnese è la mamma di Lucia, viene introdotta dal Manzoni nel capitolo secondo, immediatamente insieme a Lucia. Alla fine del capitolo secondo, quando Renzo, fatto sputare il rospo a Don Abbondio, va da Lucia per annunciarle che purtroppo del matrimonio non se ne fa niente. Non sa come fare per dirglielo, perché Lucia si stava vestendo con l'abito da sposa, dice Manzoni, usciva tutta attillata dalle mani delle amiche e ci presenta questo primo ritratto di Lucia. Renzo usa una bambina, parleremo alla fine dei bambini, Bettina, e le dice di dire all'orecchio a Lucia di venire subito giù alla stanza terrena, cioè al pian terreno, perché ha da dire una cosa importante. E Agnese, che il Manzoni in questo primo incontro definisce la buona Agnese, segue la figlia. Intanto la buona Agnese, così si chiamava la madre di Lucia, messa in sospetto e in curiosità dalla parolina all'orecchio e dallo sparir della figlia, era discesa a vedere cosa c'era di nuovo. Ecco che Agnese si presenta quindi subito come la madre che si preoccupa. La madre che si preoccupa, ad esempio, quando nel capitolo terzo si lamenta che Lucia non le abbia confidato l'odiosa persecuzione di cui era stata fatta oggetto, prefadendole padre Cristoforo. Col nome di padre Cristoforo si acquieta un po', ma non proprio completamente. Però Agnese, oltre che essere madre, è anche il personaggio più prodigo di consigli ai suoi cari. Il primo consiglio lo troviamo proprio nel capitolo terzo,
quando suggerisce a Renzo, che torna così sconfortato dall'incontro con Don Abbondio, di recarsi dall'avvocato Azzecca Garbugli per ottenere giustizia. Sentite figlioli, date retta a me. Io sono venuta al mondo prima di voi e il mondo lo conosco un poco. Non bisogna poi spaventarsi tanto. Il diavolo non è brutto quanto si dipinge. A noi poverelli le matasse paiono più imbrogliate perché non sappiamo trovarne il bandolo, ma alle volte un parere, una parolina di un uomo che abbia studiato, so bene io quel che voglio dire. Fate a modo mio, Renzo, andate a Lecco, cercate del dottor Azzecca Garbugli, raccontategli, ah ma non lo chiamate così per amor del cielo, è un soprannome, bisogna dire il signor dottor, come si chiama ora? Non lo so il nome vero, lo chiamano tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso e una voglia di lampone sulla guancia. Lo conosco di vista. Ah, bene, quello è una cima d'uomo. Ho visto io più d'uno che era più impicciato che un pulcino nella stoppa e non sapeva dove battere la testa e dopo essere stato un'ora a quattro occhi col dottor Azzecca Garbugli, badate bene di non chiamarlo così, l'ho visto di corridersene. E pigliate quei quattro capponi, poveretti, a cui dovevo tirare il collo per il banchetto di domenica e portateglieli, perché non bisogna mai andare con le mani vuote da quei signori. Raccontategli tutto l'accaduto e vedrete che vi dirà su due piedi di quelle cose che a noi non verrebbero in testa a pensarci un anno. Non si lascia abbattere dall'esito negativo, col dottor Azzecca Garbugli sappiamo come va a finire, vedete qua nella diapositiva. E Renzo torna e sbatte via questi poveri capponi, di cui Manzoni dice in una frase molto azzeccata che si beccavano l'un l'altro come abitudine fra compagni di sventura. Cioè quando si è compagni di sventura non solo non si va d'accordo, ma ancora di più ci si becca l'un l'altro. Allora non si lascia abbattere e ha subito un'altra trovata, è quella del matrimonio a sorpresa, cui abbiamo appena accennato. Sentite figlioli, se avete cuore, se volete avere cuore e destrezza quanto bisogna, e se vi fidate di vostra madre, io mi impegno di cavarvi di quest'impiccio, meglio forse e più presto del padre Cristoforo, quantunque sia quell'uomo che è. Cuore, destrezza, dite pure quel che si può fare. Non è vero che se foste maritati si sarebbe già un pezzo avanti e che a tutto il resto si troverebbe più facilmente ripiego? C'è dubbio. Maritati che fossimo, tutto il mondo è paese. E a due passi di qui, sul Bergamasco, chi lavora sete è ricevuto a braccia aperte. Sapete quante volte Bortolo, mio cugino, m'ha fatto sollecitare ad andar là a star con lui, che farei fortuna, come ha fatto lui. E se non gli ho mai dato retta, gli è... Che serve? Perché il mio cuore era qui. Maritati si va tutti insieme, si mette su casa là, si vive in santa pace, fuori delle unghie di questo ribaldo, lontano dalla tentazione di fare uno sproposito. Non è vero, Lucia? Sì, ma come? È come ho detto io, cuore e destrezza, e la cosa è facile. Facile? Facile a saperla fare. Ascoltatemi bene, che vedrò di farvela intendere. Io ho sentito dire da gente che sa, e anzi ne ho veduto io un caso, che per fare un matrimonio ci vuole bensì il curato, ma non è necessario che voglia, basta che ci sia. Come sta questa faccenda? Ascoltate e sentirete. Bisogna avere due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato, il punto sta di chiapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice, signor curato, questa è mia moglie. La donna dice, signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano. E il matrimonio è bello fatto, sacro santo come se l'avesse fatto il Papa. Quando le parole sono dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo. È inutile, siete marito e moglie. Possibile. Ma come? State a vedere che in 30 anni che ho passato in questo mondo prima che nasceste voi altri non avrò imparato nulla. La cosa è tale quale ve la dico, per segno tale che una mia amica che voleva prendere uno contro la volontà dei suoi parenti, facendo in quella maniera ottenne il suo intento.
Il curato, che ne aveva sospetto, stava allerta, ma i due diavoli seppero far così bene che lo colsero in un punto giusto. Dissero le parole e furono marito e moglie. Benché la poveretta se ne pentì poi in capo a 3 giorni. Vedete, questa è tutta Agnese. Agnese che però, dicevamo prima, è soprattutto madre. La madre sta accanto alla figlia. E infatti è con lei a Monza, se vi ricordate la volta scorsa, dopo la fuga da casa, quando con la lettera di padre Cristoforo si presentano al convento della monaca per ottenere alloggio e salvezza. Si ritrovano dopo la liberazione di Lucia, come vedete, alla casa del Sarto, oppure è ancora accanto a Lucia quando dopo la casa del Sarto parla Lucia le rivela il voto a casa di donna Prassede, di cui parleremo fra poco. È sua, vedete la calata dei Lanzichenecchi in alto a sinistra, Lucia e Agnese che si confidano l'una con l'altra, e infine questa salita con Don Abbondio e Perpetua alla casa, al castello dell'Innominato, di cui l'idea di salvezza nel castello dell'Innominato è proprio anch'essa di Agnese. A Renzo, che fugge da Milano dopo i vari disordini e nella notte insonne passata nel bosco, si presenta pateticamente insieme all'immagine di Lucia e di padre Cristoforo anche quella di Agnese, come una delle tre immagini che non è accompagnabile da nessuna memoria amara. E perché lo dico genero vuol dire che è affidabile questo. Il carattere di Agnese ha però anche il tono della comare furba, esperta conoscitrice del mondo e degli uomini, e sono, ad esempio, sa sbrigarsela in molte circostanze. Non fortunatamente quando parla con la monaca di Monza e cerca di intervenire, perché la monaca di Monza, se vi ricordate, la zittisce, però sa impasticciare alla fattoressa qualche cosa sul giovane posato, sa trovare il momento per rifilare al cardinale tutto quanto sa e le interessa sul conto di Don Abbondio, e così in tanti altri casi. È una donna lontana dai sentimenti delicati di Lucia, è quasi il suo opposto, eppure è a noi attraente e simpatica, perché assomiglia a molte persone, o che conosciamo, o che in parte noi stessi siamo. Caratteristica sua sono le parlate, il modo di dire, che calcano proprio il tipo della popolana a cui la vita ha insegnato a vivere. Date retta a me, se vi fidate di vostra madre, oppure le descrizioni dei personaggi, indimenticabile quella di Azzecca Garbulli, quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso e una voglia di lampone. Oppure altre esclamazioni, ah signore, ah madonna, ah tizzone d'inferno. A me piacciono molto anche i suoi giudizi generali sugli uomini. Ad esempio, dirà alla figlia riguardo a padre Cristoforo, per convincerla sulla liceità di questo matrimonio, a sorpresa, che in fondo un po' un imbrogliare il proprio curato, i religiosi devono parlare così, però anche padre Cristoforo sa che è possibile. Oppure al cardinale dirà, a proposito delle sventure di Renzo a Milano, i poveri ci vuol poco a farli comparire birboni. O ancora il suo giudizio sui signori, l'abbiamo visto la volta scorsa, che dà alla figlia una razza stramba da rispettare e lasciar dire. I signori hanno tutti un po' del matto. Ecco, questo tanto per darvi l'idea di questa Agnese, mescolanza di madre, di donna furba, di donna però anche avveduta e di donna sicuramente di cuore. Passiamo a donna Prassede e don Ferrante. Chi sono questi due?
Donna Prasede e Don Ferrante vengono definiti la coppia d'alto affare. Li ritroviamo nel capitolo 25esimo. Il capitolo 25esimo è già organizzato in una maniera particolarissima dal Manzoni, perché abbiamo due ritratti morali, uno di Donna Prasede all'inizio del capitolo e un altro di Don Ferrante alla fine. Questa posizione dei due ritratti ci fa subito capire in che rapporto sta Don Ferrante rispetto, subordinato evidentemente, rispetto alla moglie, a Donna Prasede. Don Ferrante compare solo nelle occasioni di importanza come segretario di sua moglie, al suo servizio, confinato a comandare sull'umbratile mondo dell'ortografia, che era una delle molte cose, dice Manzoni, che aveva studiate e delle poche, sulle quali avesse lui il comando in casa. Lo trascuriamo, ci occupiamo solo di Donna Prasede, che domina subito. Poco distante da quel paesetto villeggiava una coppia d'alto affare, Don Ferrante e Donna Prasede, il casato al solito nella penna dell'anonimo. Era Donna Prasede una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene, mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare, ma che purtroppo può anche guastare come tutti gli altri. Per fare il bene bisogna conoscerlo, e al pari di ogni altra cosa non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo dei nostri giudizi, con le nostre idee, le quali bene spesso stanno come possono. Con le idee Donna Prasede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici. Ne aveva poche, ma quelle poche era molto affezionata. Tra le poche ce n'era per disgrazia molte delle storte, e non erano quelle che le fossero men care. Le accadeva quindi o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, o di prendere per mezzi cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta, o di crederne leciti di quelli che non lo fossero punto, per una certa supposizione in confuso che chi fa più del suo dovere possa far più di quel che avrebbe diritto. Le accadeva di non vedere nel fatto ciò che c'era di reale, o di vederci ciò che non c'era, e molte altre cose simili che possono accadere e che accadono a tutti, senza eccettuarne i migliori, ma a Donna Prasede, troppo spesso e non di rado, tutte in una volta. Allora, Donna Prasede villeggia, come ci è stato detto, nel paesetto dove abita il sarto e dove Lucia è stata portata una volta liberata dal castello dell'innominato. Sentendo le vicende di Lucia, Donna Prasede si mette in mente di conoscerla, ma ha già un suo piano ben determinato. Manda una carrozza a prenderla alla casa del sarto, ma Lucia non vorrebbe, un po' schiva. Il sarto però convince le donne ad accettare l'invito, perché i due sono personaggi troppo importanti per poter rifiutare un loro invito. Donna Prasede vede madre e figlia, fa loro una grande accoglienza, e poi, avendo saputo che il cardinale cerca un luogo dove poter collocare Lucia in tutta sicurezza, si offre lei stessa ad ospitarla, in cambio di un aiuto nelle faccende domestiche, e dice che avrebbe comunicato lei la cosa al cardinale. Oltre il bene chiaro e immediato che c'era in un'opera tale, Donna Prasede ce ne vedeva e se ne proponeva un altro, forse più considerabile secondo lei, di raddrizzare un cervello, di mettere sulla buona strada chi ne aveva gran bisogno. Perché fin da quando aveva sentito la prima volta parlare di Lucia, s'era subito persuasa che una giovine, la quale aveva potuto promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, a uno scampaforca, insomma, qualche magagna, qualche pecca nascosta la doveva avere. Dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei. La vista di Lucia aveva confermata quella persuasione, non che in fondo, come si dice, non le paresse una buona giovine, ma c'era molto da ridire, quella testina bassa,
col mento inchiodato sulla fontanella della gola, quel non rispondere, o rispondere secco secco come per forza, potevano indicar verecondia, ma denotavano sicuramente molta caparbietà. Non ci voleva molto indovinare che quella testina aveva le sue idee, e quell'arrossire ogni momento, e quel rattenere sospiri, due occhioni poi, che a donna Prassede non piaceva punto. Teneva essa per certo, come se lo sapesse di buon luogo, che tutte le sciagure di Lucia erano una punizione del cielo per la sua amicizia con quel poco di buono. E un avviso per far che se ne staccasse affatto. E stante questo, si proponeva di cooperare a un così buon fine, giacché, come diceva spesso agli altri a se stessa, tutto il suo studio era di secondare i voleri del cielo, ma faceva spesso uno sbaglio grosso, che era di prendere per cielo il suo cervello. Quindi il fare bene per donna Prassede, guardate che donna Prassede ci assomiglia tanto, non prendiamola troppo in giro, Manzoni la prende tanto in giro, si riduce a una deformazione, questo bene diventa un vizio, una caricatura della santità, che culminerà in questo sbaglio grosso appunto nello scambio di proporzioni fra il cielo e il suo cervello. Questa donna è molto importante perché rappresenta una variante dell'attitudine religiosa, se ci pensiamo. C'è la santità ingenua e inconsapevole di Lucia, quella solenne, naturale di Federigo, la santità conquistata faticosamente da padre Cristoforo, con una vita di controllo tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, quella ancora più faticosa dell'innominato, di recente convertitosi, quella un po' sonnolenta, l'abbiamo vista, di Don Abbondio, la vocazione corrotta di Gertrude. Non poteva mancare nel romanzo, dicono i critici, questa variante dell'attitudine religiosa rappresentata dalla santità malintesa e fatta caricatura di donna Prassede. E il carattere di donna Prassede si rivela tutto in questo giudizio che abbiamo appena letto e che non vi rileggo, del volto di Lucia, questa testina bassa, col mento inchiodato sulla fontanella della gola, e quegli occhioni che non gli piacevano punto, che non guardavano e che quindi manifestavano una sua indipendenza, una certa caparbietà. Questo ritratto di Lucia, che voi vedete qua riprodotto dal nostro illustratore Gonin, si aggiunge al primo ritratto che avevamo visto mentre vestita da sposa usciva timidamente dalle mani delle sue amiche e della madre che stavano addobbando, agghindando per il matrimonio. Ci permette in realtà, paradossalmente, proprio perché donna Prassede la pensa diversamente, di apprezzare in Lucia quella personalità che molti non gli hanno riconosciuto. Tutti dicono Lucia è un personaggio scialbo, arrossisce sempre, tutt'altro. Lucia è un personaggio forte, è più forte lei nella sua determinazione morale di Renzo, che prende fuoco per niente, è lei il punto di riferimento. A questo punto il Manzoni sposta completamente, poi terminiamo, che su questi due personaggi rappresentano un po' la presenza del Seicento, di questo secolo, di cui molti hanno detto è forse il vero protagonista del romanzo, non dimentichiamo che è un romanzo storico. Sposta l'obiettivo della narrazione della vita attiva di donna Prassede dalla vita attiva di donna Prassede alla vita contemplativa e dotta per il tempo di Don Ferrante. Il grottesco menage non si scioglie neppure in morte, però la commemorazione dei due coniugi da parte del Manzoni è completamente diversa. Feroce nella sua brevità è quella di donna Prassede. Dice di donna Prassede, quando si dice che era morta, è detto tutto.
così la liquida. Invece è diffuso, trattandosi che era stato dotto, l'elogio di Don Ferrante, che in tessuto sulla sua ultima impresa, la risoluta negazione della peste, sostenuta fino all'ultimo non già con i schiamazzi, come il popolo, ma con ragionamenti. Don Ferrante, infatti, nega risolutamente che il contagio possa propagarsi da un corpo all'altro e si esibisce in un ragionamento molto complesso che si appoggia sulla logica aristotelica, rigoroso in sé come ragionamento, ma che non tiene conto ovviamente di tutte quelle che erano le poche cognizioni mediche e scientifiche inerenti al caso anche in quella sua epoca. Attribuisce la peste agli influssi astrali di Giove, alla congiunzione di Giove con Saturno, origine dell'epidemia, contro la quale, dice, è perfettamente inutile prendere precauzioni come quelle prescritte dai medici, quali bruciare il pane degli appestati e simili. Convinto di queste considerazioni, non prende assolutamente nessuna precauzione per evitare il contagio, ovviamente si ammala di peste, e se ne va a letto, dice Manzoni, a morire come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle, mentre la sua famosa libreria di cui aveva tanto parlato è forse ancora dispersa su per i muriccioli, ovvero è stata venduta sulle bancarelle dei libri usati. Tra i personaggi minori non potevamo mancare di dire due parole sulle folle. La folla è un qualcosa che Manzoni analizza in una maniera straordinaria dal punto di vista psicologico. Abbiamo folle maggiori, folle minori, abbiamo anche gruppetti familiari come quello indimenticabile della famiglia di Tonio con i bambini intorno al focolare che guardano il padre rimestare la polenta, che è piccola, è una polentina che sembra una luna piena e dovrà sfamare tutti, per cui sono tutti contenti quando Renzo dice: beh, andiamo all'osteria noi che dobbiamo parlare di qualcosa, perché, dice il Manzoni, toglie alla famiglia il concorrente più formidabile nella divisione della polenta. Oppure i bambini alla casa del sarto, che si mettono tutti, si radunano intorno alla mamma e uno chiede una cosa e uno riferisce un'altra. Quindi queste categorie di persone, sia le folle grandi che le folle piccole, sono indagate molto dal punto di vista psicologico. E quello che attira il Manzoni è studiare come nell'anima della moltitudine il più delle volte agisce, e gli studiosi di comunicazione lo sanno molto bene oggi, ma allora non era così evidente, un elemento di contraddizione, cioè molte persone che da sole non farebbero mai, non compirebbero mai un'azione riprovevole, inseriti in una folla cambiano, la folla diventa come un personaggio che ha uno spirito suo. Allora vi leggiamo alcuni piccoli esempi di folle, cominciando da quella che è presente all'omicidio di padre Cristoforo, e voi stessi giudicherete di questi diversi comportamenti. Così s'avventarono l'uno all'altro. I servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era disuguale e per il numero e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che a ucciderlo. Ma questo non voleva, voleva la morte di lui a ogni costo. Lodovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata d'un bravo e una sgraffiatura leggera in una guancia. E il nemico principale gli piombava addosso per finirlo quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista Lodovico, come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto che era finita, si diedero alla fuga malconci,
quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, non essendovi più a chi dare e non volendo trovarsi impicciati nella gente che già correva, scantonarono dall'altra parte. E Lodovico si trovò solo con quei due funesti compagni ai piedi in mezzo a una folla. «Com'è andata? E uno? No, son due! Gli ha dato uno, mi ha fatto un occhiello nel ventre! Ma chi è stato ammazzato? Quel prepotente! Oh, Santa Maria, che sconquasso! Chi cerca trova! Una le paga tutte! Ha finito anche lui! Che colpo! Vuole essere una faccenda seria! E quell'altro disgraziato? Misericordia, che spettacolo! Salvatelo, salvatelo! Sta fresco anche lui! Vedete com'è concio, butta sangue da tutte le parti! Scappi, scappi! Non si lasci prendere!» Queste parole, che più di tutte si facevano sentire nel frastuono confuso di quella folla, esprimevano il voto comune e col consiglio venne anche l'aiuto. Il fatto era accaduto vicino a una chiesa di cappuccini, asilo, come ognuno sa, impenetrabile allora ai birri e a tutto quel complesso di cose e di persone che si chiamava la giustizia. L'uccisore ferito fu qui ricondotto e portato dalla folla, quasi fuor di sentimento. E i frati lo ricevettero dalle mani del popolo, che glielo raccomandava, dicendo: «È un uomo da bene che ha freddato un birbone superbo. L'ha fatto per sua difesa. C'è stato tirato per i capelli». Oppure l'indagine psicologica che abbiamo visto, che non vi sto a rileggere, che assiste alla scena del perdono, quando Ludovico, diventato Cristoforo, chiede perdono al fratello dell'ucciso. Ma la folla grande che a noi rimane più impressa è quella dei giorni della insurrezione dovuta al rincaro del prezzo del pane. Renzo entra in Milano proprio mentre scoppia questa rivolta. C'erano già stati molti segni di carestia e la gente era alla fame. Questo prezzo del pane rialzato li butta fuori di ogni sentimento e allora danno l'assalto ai forni. Non mancava altro che un'occasione, una spinta, un avvenimento qualunque per ridurre le parole ai fatti, e non tardò molto. Uscivano sul far del giorno dalle botteghe dei fornai i garzoni che con una gerla carica di pane andavano a portarne alle solite case. Il primo comparire d'uno di quei malcapitati ragazzi dove era un crocchio di gente fu come il cadere d'un santerello acceso in una polveriera. «Ecco se c'è il pane!» gridarono 100 voci insieme. «Sì, per i tiranni che nuotano nell'abbondanza e vogliono far morire noi di fame!» dice uno. S'accosta al ragazzetto, avventa la mano all'orlo della gerla, dà una strada e dice: «Lascia vedere!» Il ragazzetto diventa rosso, pallido, trema, vorrebbe dire: «Lasciatemi andare!» Ma la parola gli muore in bocca, allenta le braccia e cerca di liberarle in fretta dalle cinghie. «Giù quella gerla!» si grida intanto. Molte mani l'afferrano un tempo. È in terra, si butta per aria il canovaccio che la copre, una tiepida fragranza si diffonde all'intorno. «Siamo cristiani anche noi, dobbiamo mangiare pane anche noi!» dice il primo. Prende un pan tondo, l'alza, facendolo vedere alla folla, l'attenta. Mani alla gerla, pani per taglia, in men che non si dica, fu sparecchiato. Coloro a cui non era toccato nulla, irritati alla vista del guadagno altrui, animati dalla facilità dell'impresa, si mossero a branchi in cerca d'altre gerle, quante incontrate, tante svaligiate. E non c'era neppur bisogno di dare l'assalto ai portatori, quelli che per loro disgrazia si trovavano in giro, vista la male parata, posavano volontariamente il carico e via, a gambe. Con tutto ciò, coloro che rimanevano a denti secchi erano senza paragoni i più. Anche i conquistatori non erano soddisfatti di prede così piccole. E mescolati poi con gli uni e con gli altri, c'erano coloro che avevano fatto disegno sopra un disordine più coi fiocchi. Al forno, si grida. Durante questa rivolta incontriamo alcuni indimenticabili ritratti, fra i quali il vecchio che vuole giustiziare il vicario di provisione e appare all'improvviso con la corda per appenderlo, suscitando la reazione di Renzo che è contrario allo spargimento di sangue. Spiccava tra questi
ed era lui stesso spettacolo, un vecchio malvissuto, scusa, ormai per errore ho tolto la parola ad Alessandro. Spiccava tra questi ed era lui stesso spettacolo, un vecchio malvissuto, che spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro gran chiodi, con che diceva di voler attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse. «Oi boh, vergogna!» scappò fuori Renzo, inorridito a quelle parole, alla vista di tant'altri visi che davan segno d'approvarle, e incoraggito dal vederne degli altri sui quali, benché muti, traspariva lo stesso orrore del quale era compreso lui. Vergogna! Voglia noi rubare il mestiere al boia, assassinare un cristiano! Come volete che Dio ci dia del pane se facciamo di queste atrocità? Ci manderà dei fulmini e non del pane! A cane, a traditor della patria! Gridò voltandosi a Renzo con un viso da indemoniato un di coloro che avevano potuto sentire tra il frastuono quelle sante parole. Aspetta, aspetta! È un servitore del vicario travestito da contadino, è una spia, dagli, dagli! 100 voci si spargono all'intorno. Cos'è? Dov'è? Chi è? Un servitore del vicario, una spia. Il vicario travestito da contadino che scappa. Dov'è? Dov'è? Dagli, dagli! Renzo ammutolisce, diventa piccino piccino, vorrebbe sparire. Alcuni suoi vicini lo prendono in mezzo e con alte e diverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e omicide. Ma ciò che più di tutto lo servì fu un largo, largo che si sentì gridargli vicino. Largo, è qui l'aiuto, largo, oè! E il governatore Ferrer, che viene dicendo che punirà lui il vicario di provvisione e con questo pretesto lo salverà. La folla può essere anche provvidenziale, come quella che il giorno dopo salva Renzo dagli sbirri. Renzo è arrestato. Perché è arrestato? Perché questo suo ingenuo mescolarsi alla rivolta fa sì che gli si avvicini veramente una specie di poliziotto in borghese che lo porterà in un'osteria e facendolo bere lo farà compromettere. Viene scambiato, Renzo è un personaggio che viene sempre scambiato per qualcuno che non è, viene scambiato per uno dei capi della rivolta. E allora in questo momento lo stanno, come vedete, portando via, arrestato di buon mattino, svegliato, e lo porterebbero in prigione. Giudizio, giudizio, il vostro onore, l'onore figliolo. Ma quando Renzo, badando attentamente a tre che venivano con visi accesi, sentì che parlavano d'un forno, di farina nascosta, di giustizia, cominciò anche a far loro dei cenni col viso e a tossire in quel modo che indica tutt'altro che un raffreddore. Quelli guardarono più attentamente la comitiva e si fermarono. Con loro si fermarono altri che arrivavano, altri che gli erano passati davanti, voltatisi al bisbiglio, tornavano indietro e facevano coda. Badate a voi, giudizio, figliuolo, peggio per voi, vedete? Non guastate i fatti vostri, l'onore, la reputazione. Continuava a sussurrare il notaio. Renzo faceva peggio. I birri, dopo essersi consultati con l'occhio, pensando di far bene, ognuno è soggetto a sbagliare, gli diedero una stretta di manichini. Ai, ai, ai! Grida il tormentato. Al grido la gente s'affolla intorno, ma corre da ogni parte della strada. La comitiva si trova incagliata. È un malvivente, un ladro, colto sul fatto. Si ritira e non lascia impassare la giustizia. Ma Renzo, visto il bel momento, visti i birri diventare bianchi o almeno pallidi... Se non mi aiuto ora, pensò, mi danno. Figlioli, mi menano in prigione, perché ieri ho gridato pane e giustizia. Non ho fatto nulla, sono galantuomo. Aiutatemi, non mi abbandonate, figlioli. Un mormorio favorevole, voci più chiare di protezione s'alzano in risposta. I birri sul principio comandano, poi chiedono.
pregano i più vicini di andarsene e di far largo. La folla invece incalza e pigia sempre più. Quelli, vista la mala parata, lasciano andare i manichini e non si curano più d'altro che di perdersi nella folla per uscirne inosservati. Il notaio desiderava ardentemente di far lo stesso, ma c'erano dei guai per amor della cappa nera. Il notaio è vestito con la cappa nera, quindi è facilmente identificabile. Il povero uomo, pallido e sbigottito, cercava di farsi piccino piccino, s'andava storcendo per sgusciar fuor dalla folla, ma non poteva alzar gli occhi che non se ne vedesse 20 addosso. Studiava tutte le maniere di comparire un estraneo che, passando di lì a caso, si fosse trovato stretto nella calca come una pagliucola nel ghiaccio, e riscontrandosi a viso con uno che lo guardava fisso, con un cipiglio peggio degli altri, lui, composta la bocca al sorriso, con un suo fare sciocco, gli domandò: cos'è stato? Un corvaccio, rispose colui. Corvaccio, corvaccio, risuonò all'intorno. Alle grida s'aggiunsero gli urtoni, di maniera che in poco tempo, parte con le gambe proprie, parte con le gomite altrui, ottenne ciò che più gli premeva in quel momento, d'essere fuori da quel serra-serra. Vedete che la folla può fare veramente paura. La folla però può essere anche oggetto di un'indagine fisionomica, perché Renzo scappa e si trova in un grande guaio. Deve chiedere da che parte poter scappare per trovare la strada di Bergamo, da quale porta. E anzi sa che dovrebbe uscire da Porta Orientale, ma chiedere questo equivaleva a mettere in allarme la persona a cui l'avesse chiesto, perché era chiaro che quella porta portava verso uno stato straniero, quindi che quello poteva essere un poco di buono che scappava. Allora si mette nella strada, è bellissima quella pagina, ma non la leggeremo, così vi confortate, perché comincia a vedere dei segni di stanchezza, a fare degli studi di fisionomia. A chi chiederlo? A quello che sta lì sulla sinistra dondolandosi le gambe col pancione, ma a quel ragazzino che forse mi prende in giro, e così via. Il ritratto però più sconcertante della folla è quello che viene, in cui viene rappresentata la cecità universale durante la peste. E qui mi leggo con quell'introduzione bellissima che Paolo Mettel ci ha fatto. Gli untori erano del personaggio a cui si dava la responsabilità del dilagare della peste, cioè personaggi che avevano in mano o delle polverine infette o degli unguenti con cui ungevano i battenti delle porte, le maniglie, tutto ciò con il quale la gente veniva a contatto, e quindi diffondevano purtroppo il contagio. Gian Giacomo Amore è accusato di essere un untore. Renzo è a Milano, attraversa questa città. Leggeteli se potete quel capitolo dove Renzo attraversa questa Milano in cui sono morti due terzi dei cittadini, due terzi, in cui nelle androni delle case ci sono le bare di legno pronte per poter accogliere i morti. Sta cercando Lucia in questa città. Finalmente riesce con molta pena a trovare indicazioni per raggiungere la casa. Bussa a questa casa, s'affaccia una donna e gli dice che Lucia non c'è, è ammalata, è al lazzaretto, o ammalata o morta. E Renzo è folgorato da questa notizia, indugia con la mano sul battente della porta, perché non sa se richiamarla, questa è subito rientrata, non gli ha dato abbastanza notizie, vuole saperne di più, e voltandosi vede una vecchia che lo guarda con la faccia stralunata. Che diamine? Cominciava Renzo, alzando anche lui le mani verso la donna, ma questa, perduta la speranza di poterlo far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fino allora. L'untore! Dagli, dagli, dagli all'untore! Chi? Io?
Strega bugiarda, sta zitta! Gridò Renzo e fece un salto verso di lei per impaurirla e farla chetare. Ma sapide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi. Allo strillar della vecchia accorreva gente di qua e di là, non la folla che in un caso simile sarebbe stata 3 mesi prima, ma più che abbastanza per poter fare d'un uomo solo quel che volessero. Nello stesso tempo s'aprì di nuovo la finestra e quella medesima sgarbata di prima ci s'affacciò questa volta e gridava anche lei: pigliatelo, pigliatelo, che deve essere uno di quei birboni che vanno in giro a ungere le porte dei galantuomini. Renzo non istette lì a pensare, gli parve subito miglior partito sbrigarsi da coloro che rimanere a dire le sue ragioni. Diede un'occhiata a destra e a sinistra, da che parte ci fosse men gente, e svignò di là. Rispinse con un urtone uno che gli parava la strada, con un gran punzone nel petto fece andare indietro 8 o 10 passi un altro che gli correva incontro, e via di galoppo, col pugno in aria, stretto, mocchiuto, pronto per qualunque altro gli fosse venuto fra i piedi. La strada davanti era sempre libera, ma dietro le spalle sentiva il calpestio, e più forti del calpestio quelle grida amare: dagli, dagli, all'untore! Non sapeva quando fossero per fermarsi, non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo. L'ira divenne rabbia, l'angoscia si cangiò in disperazione e, perso il lume degli occhi, mise mano al suo coltellaccio, lo sfoderò, si fermò su 2 piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto i suoi giorni e col braccio teso, brandendo in aria la lama luccicante, gridò: chi ha cuore, venga avanti, canaglia, che lungerò io davvero con questo! Ma con maraviglia e con un sentimento confuso di consolazione vide che i suoi persecutori si erano già fermati e stavano lì come titubanti e che, seguitando a urlare, facevano con le mani per aria certi cenni da spiritati, come a gente che venisse di lontano dietro di lui. Si voltò di nuovo e vide, che il gran turbamento non gliel'aveva lasciato vedere un momento prima, un carro che s'avanzava. Anzi, una fila di quei soliti carri funebri col solito accompagnamento. E dietro, a qualche distanza, un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso all'untore e prenderlo in mezzo, ma erano trattenuti dall'impedimento medesimo. Vistosi così tra 2 fuochi, gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro poteva essere a lui di salvezza. Va detto che Renzo aveva già avuto la peste e che quindi era indenne dal contagio. Pensò che non era il tempo di farlo schizzinoso. Rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, prese la rincorsa verso i carri, passò il primo e adocchiò nel secondo un buon spazio vuoto. Prende la mira, spicca un salto e su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria e con le braccia alzate. «Bravo, bravo!» esclamarono a una voce i monatti, alcuni dei quali seguivano il convoglio a piedi, altri erano seduti sui carri, altri, per dire l'orribile cosa com'era, sui cadaveri, trincando da un gran fiasco che andava in giro. «Bravo! Bel colpo!» Avete visto, avete incontrato tante folle. Lasciamola, perché il sottotitolo di questa conferenza era, e sarò, cercherò di essere il più breve possibile, che ne è dei protagonisti. Cioè, tra gli studiosi dei Promessi Sposi c'è sempre stata una grandissima diatriba su chi fossero o fosse realmente il protagonista dell'opera. Perché ad esempio il Manzoni non mette subito i protagonisti nel primo capitolo, ce li fa incontrare nel secondo Renzo, alla fine del secondo e nel terzo Lucia. Tante ipotesi, ve ne segnalo solo 2. La prima è quella che vi ho accennato prima, il 600, cioè essendo un romanzo storico, il secolo in cui si svolge questa azione è il protagonista. Il 600 è presente in ogni pagina. Quando insegniamo narratologia, per far distinguere, ragazzi, quando si può parlare di un personaggio protagonista, uno dei criteri che si indica è la sua presenza dall'inizio alla fine dell'opera.
Non c'è dubbio che i 600 sia presente perché ce l'abbiamo già nell'anonimo, in questa trovata del manoscritto di lavato e graffiato, ce l'abbiamo nella presentazione, nella digressione sui bravi, ce l'abbiamo nella descrizione dello studio di Azzeccagarbugli, nella descrizione di Don Ferrante, della sua cultura. Quindi il 600 è sempre presente. È presente anche non tanto negli avvenimenti, quanto nello spirito proprio. È lì che il Manzoni è artista. Ci dà ciò che c'è dietro la storia, dietro gli avvenimenti, cioè lo spirito. Un altro protagonista è la provvidenza. Essa è ugualmente presente, continuamente presente in tutto il romanzo. Questa è una riproduzione di Renzo che è quasi arrivato da suo cugino Bortolo, quindi è salvo, e dà a una mendicante, una mamma con un bambino affamato, gli ultimi soldi che ha. E per quella mamma diventa la provvidenza. Tutti gli uomini migliori la sentiranno. L'ho detto io della provvidenza, esclama proprio Renzo arrivando dal cugino Bortolo. La provvidenza è per esempio quella che salva Lucia dal primo rapimento, che salva, come abbiamo visto, il vicario di provvisione dalla folla in rivolta. La provvidenza dispone la salvezza dell'innominato, fa ritrovare a Renzo Lucia nel lazzaretto e vicino a Lucia padre Cristoforo. Ma che cos'è la provvidenza? La provvidenza non è che la manifestazione di Dio, il Dio che entra ovunque, che è, come diceva padre Cristoforo, nelle case degli umili e nei palazzi dei potenti, quel Dio che chiede conto ai principi della parola che fa loro sentire nelle loro regge, ammonisce fra Cristoforo, nel pianto della Vergine, nel tormento del violento. Dio, Dio, sempre Dio, esclama quella sera l'innominato interrompendo Lucia. Oppure ancora il giorno dopo al cardinale dice: Dio, Dio, se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio? E Federigo gli risponderà: e chi più di voi là vicino non ve lo sentite in cuore, che v'opprime, che vagita, che non vi lascia stare, e nello stesso tempo v'attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione. La provvidenza è anche ciò che spinge, che regola questo alternarsi di bene e di male, e che fa sì che il debole, l'oppresso, fedele al porgere l'altra guancia a cui il Vangelo ci invita, non reagendo violentemente alla violenza subita, riporti in equilibrio la bilancia del bene. Lucia stessa griderà allarmata a Renzo, sentiti i suoi propositi omicidi nei confronti di Don Rodrigo: no, no, per amor del cielo, il Signore c'è anche per i poveri, e come volete che ci aiuti se facciamo del male? In queste parole abbiamo uno dei messaggi più alti della nostra religione. Prima di concludere, e questo ci legherà alla conclusione, un accenno a questa categoria di personaggi cui abbiamo parlato, di Bettina, la vedete nella illustrazione di sopra, i bimbi, personaggi, ci sarebbe da parlare degli osti, c'è una sequela interessantissima di osti, di come si sposi, però non ci vorrebbero tre riunioni, ce ne vorrebbero 500 per affrontare un'opera del genere. Allora, ai bimbi il Manzoni guarda sempre con grande tenerezza. Abbiamo parlato di Bettina, c'è Menico, il ragazzo che viene inviato a padre Cristoforo e che per un pelo incontra i rapitori di Lucia e vorrebbe subito le parpagliole promesse per la sua commissione. Ci sono i bambini che attorniano il cardinale Federigo quando questo
E lì ci sono i bambini a gruppi, quelli che giocano per la strada. Abbiamo parlato dei bambini della famiglia di Ton, dei figli del Sarto. Ci sono i bambini sofferenti nei giorni della carestia, agonizzanti nella febbre, colpicini morti nella tragedia della peste. Ed è qua che volevo arrivare con una figura indimenticabile che non si può neanche definire veramente personaggio minore. Noi la chiamiamo comparsa in termini scientifici, narratologici, cioè un personaggio che compare per un attimo, ma quell'attimo ci segna indelibilmente, perché è un po' il simbolo del dolore universale di ogni tempo, di ogni paese. Quelle immagini che noi entrano in casa mentre ceniamo attraverso la televisione, dalla Siria, da tanti paesi in sofferenza, la rappresenta la madre di Cecilia, che ci leggerà Maria Bianchi. Scendeva dalla soglia ad uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molle un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata ma non cascante. Gli occhi non davano lacrime ma portavano segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Ne la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva, se non che una manina bianca, guisa di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno, della madre che, se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No!» disse, «non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro. Prendete!» Così dicendo aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò, «promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così». Il monatto si mise una mano sul petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole. «Addio Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi per restar sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri». Poi, voltatasi di nuovo al monatto, «voi», disse, «passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola». Così detto rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola,
viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere. Poi disparve. E che altro poté fare se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passare della falce che pareggia tutte le erbe del prato. Questo è il congedo da questa serata, però c'è un congedo generale oggi, la conclusione. La voce la diamo allo scrittore, prima però vorrei fare, perché sono diritto, alcuni ringraziamenti, prima di tutto alla Banca Raiffeisen che ci ha offerto questa bella occasione di stare insieme. Per me è stato molto bello, perché vi sento. L'anno scorso a Chiasso, al teatro, ho avuto 5 bellissime serate, ma non vedevo il pubblico, perché era nel buio. Qua invece io vedo i vostri sguardi, le vostre espressioni, le vostre stanchezze, ma anche i vostri entusiasmi, ed è, mi rincuora molto questo, mi ricompensa di tutto il lavoro che ci vuole per mettere insieme queste conferenze. Quindi ringrazio la Banca Raiffeisen e soprattutto il direttore Fabio Caminaga, che ha sempre mostrato una sensibilità particolare verso la cultura, il discorso culturale. Ringrazio anche il municipio di Mendrisio perché ci ha messo a disposizione questa bella sala, l'associazione Mario Nuzzi nel mondo e il suo presidente Paolo Metter. Ringrazio soprattutto, e vorrei un bel applauso, i nostri lettori, Maria Bianchi, Sergio Cimino e Alessandro. Soprattutto Alessandro Manzoni, che ci congeda con il suo messaggio finale, le ultime parole dei Promessi Sposi, con una minima aggiunta mia che ho messo in verde. Sono Renzo e Lucia che cercano di trovare un succo, il sugo della storia a tutto questo loro penare. Dopo un lungo dibattere, cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani, e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia, la quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata e a chi l'ha raccontata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta.